Pordenone, molto affollata come ogni anno la fiera del radio amatore. Ce ne parla Giovanni Taormina. 200 espositori, circa 30.000 visitatori da tutto il nord-est e non solo. Questi numeri alla fiera di Pordenone dell'edizione 2019 della mostra mercato del radioamatore Hi-Fi Car, fiera leader in Italia nel settore dell'elettronica di consumo e informatica low cost. È una manifestazione strategica al di là della posizione per i numeri che sviluppa, ma soprattutto perché racchiude oltre 10 eventi di vario tipo, quindi la ricaduta sul territorio è assolutamente indescrivibile, contando anche decine di migliaia di presenze. Due le novità quest'anno: fotomercato, mostra di scambio di materiale fotografico, e Uniform Expo, collezione di oggettistica militari, uniformi e tutto quello che concerne il mondo militare. Sono mezzi che sono appartenuti agli alleati che hanno operato da noi durante la Seconda Guerra Mondiale, sono mezzi che comunque sono rimasti poi nei nostri territori come aiuto del piano Marshall. Li hanno usati quasi tutti l'esercito italiano e poi man mano che sono stati alienati si sono salvati perché sono stati acquistati da privati. Capitano, una postazione meteorologica, niente di più azzeccato con il tempo che sta facendo. Sì, abbiamo proprio una perturbazione in atto che purtroppo rovina questa domenica di festa qui alla fiera. Io ne approfitto, il primo maggio. Il primo maggio vede proprio un intervallo tra una perturbazione e l'altra, quindi siamo per adesso ottimisti, sì, la stagione, come abbiamo detto, vede molta instabilità in atto, ma dovremmo avere una bella giornata grazie a un rientro di alta pressione proprio da sud-ovest.